Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di tarocchi, però lo facciamo in un modo un po' diverso dal solito. Voglio darvi qualche piccolo suggerimento per fare un'interpretazione che sia puramente tarologica e non cartomantica. Sulla differenza tra tarologia e cartomanzia avevo già fatto un video, ve lo lascio giù in info box, così non mi dilungo tanto in questo video. Però, brevemente, in due parole, la tarologia serve per capire come noi possiamo agire in una determinata situazione, mentre la cartomanzia è più passiva perché si chiede come andrà una determinata situazione. Quindi, in breve, la domanda tipica della cartomanzia è vorrei sapere come andrà quella situazione. Invece, la domanda della tarologia è vorrei sapere come posso fare per agire al meglio in quella determinata situazione. Quindi diciamo che la differenza sostanziale è che il consultante viene messo in una posizione attiva e può fare qualcosa di concreto, quindi chiede come si può comportare per riuscire a fare una determinata cosa o per ottenere un determinato risultato. La lettura tarologica quindi si differenzia in particolare per una cosa, anziché dare alla persona un esito, che sia comunque più o meno definitivo, ma comunque un esito, si dà un consiglio, si dice attraverso la lettura delle carte alla persona come si potrebbe comportare per ottenere un determinato risultato piuttosto che un altro. E ovviamente, siccome i significati dei tarocchi sono tanti e vanno comunque interpretati sempre in base alla stesura, in base alla situazione, in base alla domanda, in base alle carte vicino, quindi insomma ci sono tante variabili, spesso il principiante si sente un po' confuso. Quindi questo video è rivolto ai principianti, ovviamente, non agli esperti. Il mio scopo è quello di darvi un piccolo schema, una piccola linea guida che voi possiate seguire se volete provare un consulto tarologico anziché cartomantico. Quindi andremo ad analizzare carta per carta ed estrapoleremo il significato che può essere utile per una lettura di tarologia. Quindi in poche parole vi aiuterò ad estrapolare dal significato della carta il consiglio che voi potete dare alla persona. Ma non mi dilungo troppo con le premesse perché è molto più facile andare subito dritti al punto più piuttosto che fare tanti discorsi teorici. Partiamo con la prima carta che è quella del matto, che in un certo senso indica che tutto è possibile. Non mi dilungo sui significati divinatori perché c'è già il corso completo sui tarocchi, quindi se non vi ricordate i significati vi invito ad andare a vedere quei video. Adesso io darò solo delle parole chiave, dei significati molto generici che hanno lo scopo di estrapolare il consiglio. Quindi, se noi pensiamo al matto e pensiamo tutto è possibile, il consiglio che possiamo dare alla persona è quello di considerare che tutto può essere rivoluzionato, quindi anche le cose programmate possono essere riviste e rivoluzionate. Quindi il consiglio che lui deve cogliere è quello di valutare bene se magari anche una situazione programmata può essere in qualche modo stravolta, rivoluzionata e modificata. Il mago indica che tutto ha un inizio e quindi noi dobbiamo invitare la persona a guardare bene la situazione, perché c'è qualcosa che magari lui non aveva notato, ma che si sta manifestando. Quindi noi dobbiamo invitare la persona a guardare bene la situazione nella quale si trova, perché c'è qualcosa che lui non ha notato, ma che si sta manifestando o che si sta per manifestare. Quindi magari ci sono già i segnali di questa manifestazione, ma lui non li sta notando. Quindi deve osservare bene quella situazione, analizzare un po' di più i dettagli. La papessa indica che c'è qualcosa di nascosto, di oscuro e di misterioso. E quindi la persona deve essere invitata, anche in questo caso, come nel caso del mago, a osservare meglio, perché c'è qualcosa che per gli altri è chiaro, per gli altri è palese. E lui è l'unica persona che ancora non ha colto questa situazione, quindi la cosa che tutti vedono in modo chiaro non è ancora emersa ai suoi occhi, quindi anche in questo caso deve guardare meglio. L'imperatrice indica il potere femminile autorevole, quindi la persona deve essere invitata a portare a termine i propri compiti, a portare a termine un progetto, utilizzando l'autorevolezza, quindi deve essere in grado di farsi le sue ragioni senza prevaricare gli altri.
L'imperatore indica il potere maschile assolutistico, quindi è arrivato il momento di negoziare, di portare a termine un progetto utilizzando il buon senso, se è necessario la giustizia, oppure le relazioni sociali che possono essere familiari, amicali o di coppia, a seconda della situazione. Il Papa indica un ordine costituito regolamentato, quindi la persona è invitata a considerare e ad accettare che esistono delle situazioni che non possono essere modificate, ci sono delle situazioni che sono regolamentate in un certo modo e la persona deve comunque accettarlo senza pretendere di cambiare delle cose sulle quali non ha assolutamente potere. Può essere il caso, ad esempio, di alcuni regolamenti scolastici o lavorativi, magari una persona firma un contratto, poi in qualche modo si trova a disagio, ci sono delle cose che non gli piacciono, non riesce ad accettare magari il contratto stesso che lui ha firmato e pretende di modificare le cose, però in quella situazione deve accettare che se lui ha firmato un contratto le regole sono quelle. Oppure può essere il caso di una coppia, magari una coppia di amanti, dove uno dei due è sposato e l'altro non accetta questa situazione, a meno che non si decida di divorziare, il fatto che uno dei due è sposato è un ordine costituito e regolamentato che non può essere modificato a meno che non lo si voglia. Quindi, insomma, è un po' questo l'esempio e il caso in cui si può dare questo consiglio. L'innamorato indica una scelta che in alcuni casi può suscitare dei dubbi. Quindi, in questo caso è utile consigliare alla persona di ponderare bene le proprie scelte, di considerare con calma tutti i pro e contro, di decidere senza mettersi fretta e senza cedere alle pressioni altrui oppure le pressioni che una persona si fa da solo, perché a volte magari le pressioni non arrivano dall'esterno, ma è la persona stessa che si mette fretta da sola. In questo caso è utile invitare alla calma e a ponderare bene le scelte. Il carro indica che si avverte una certa padronanza di sé, ma non c'è ancora l'esperienza che possa portare alla stabilità. E quindi questa carta consiglia di essere umili, di non pretendere di sapere tutto, di aver capito tutto, ma di accettare il fatto che magari ci sono delle cose che bisogna ancora imparare, quindi essere in grado di mettersi in discussione e magari di rivedere anche le proprie convinzioni. La giustizia indica la legge del karma, la legge degli uomini, la legge dell'universo, in generale comunque indica una legge. E il consiglio che si può dare alla persona è quello di stare molto attento e di considerare molto bene le proprie azioni, perché qualunque azione avrà delle conseguenze. Possono essere conseguenze positive oppure negative, ma ci saranno. Quindi deve essere consapevole che in qualsiasi modo deciderà di agire, ci saranno determinate conseguenze. L'eremita indica un distacco, una solitudine. Quindi la persona è invitata a riflettere sulla propria vita. Deve cercare di analizzare un pochino il suo comportamento, il suo isolamento e cercare di capire se magari lo ha fatto per proteggersi, se lo ha fatto per paura o semplicemente perché aveva bisogno di un momento di tempo per riflettere e per rivedere determinate cose. Quindi è un invito alla riflessione. La ruota della fortuna indica gli alti e bassi della vita. La persona è invitata ad accettare il fatto che nella vita ci possono essere degli alti e bassi. Accettare il fatto che ci possono essere delle situazioni che prima si bloccano e poi si sbloccano, oppure delle situazioni che prima andavano lisce come l'olio e poi a un certo punto si sono bloccate. Quindi l'invito è quello di cercare di capire che cosa causa questi blocchi e agire di conseguenza per poterli eventualmente sbloccare e rimettere in moto il meccanismo. La forza indica una capacità di dominare se stessi e di affrontare determinate situazioni. In questo caso il consiglio è quello di invitare la persona a fare leva sulle proprie risorse. Quindi tirare fuori quelli che sono i suoi punti di forza e cercare di utilizzare quelli per affrontare le situazioni. Quindi non andarsi a mettere in situazioni dove sa già che avrà delle difficoltà, ma puntare invece sui suoi lati forti. Quindi creare delle situazioni che possano mettere in luce quelle che sono le sue capacità, evitando magari di far emergere invece i punti di fragilità. L'appeso indica un'attesa, un blocco.
ecco un sacrificio. Il consiglio in questo caso è cercare di valutare la situazione e cercare di capire perché si è bloccata, perché siamo stati messi in attesa. Quindi bisogna cercare di capire quali sono le ragioni di questa attesa, di questo blocco e ovviamente agire di conseguenza per poter uscire da questa attesa che a volte può essere anche molto protratta nel tempo. Ci possono essere delle ragioni emotive, magari la persona non è ancora pronta emotivamente, oppure ci possono essere delle ragioni pratiche, magari se si tratta di lavoro, soprattutto la persona non ha ancora acquisito le conoscenze giuste per agire in quella determinata situazione. Quindi in questo caso il consiglio è cercare di ottenere quelle competenze in modo che la situazione si sblocchi. L'arcano senza nome indica un cambiamento, una trasformazione. Quindi il consiglio è quello di accettare i cambiamenti positivi della vita senza averne paura e se i cambiamenti non fossero positivi ma negativi, cercare di imparare dagli errori che sono stati commessi in modo che poi nella situazione successiva si possa agire con più efficacia. La temperanza indica prudenza, pazienza, quindi il consiglio è quello di avere pazienza, di non mettere fretta a se stessi, agli altri, alle situazioni, ma cercare di fare le cose con un pochino più di calma e con un pochino più di pazienza, cercando di rimanere in equilibrio. Il diavolo indica le tentazioni, l'istinto, la materialità. Quindi il consiglio è quello di fare luce su quello che ci indebolisce in modo da indirizzare il nostro comportamento in modo tale da non essere colti impreparati e riuscire a controllare meglio e a dominare il proprio comportamento in determinate situazioni che magari fanno leva sui punti deboli che abbiamo. La torre indica un crollo, un imprevisto, ma può essere anche una rinascita. In questo caso occorre mettersi in moto per attutire la caduta e per far fronte agli imprevisti, quindi studiare una strategia per non farsi cogliere impreparati qualora dovesse esserci qualche problema e qualche crollo particolare di qualche situazione. Le stelle indicano una speranza e una riuscita, quindi bisogna creare tutte le situazioni che possano portare ad ottenere un buon risultato. Quindi magari acquisire competenze, creare delle situazioni nelle quali si possa agire in modo tale da ottenere quello che si vuole. La luna indica qualcosa di nascosto, ricettività. Quindi il consiglio è quello di cercare di analizzare bene la situazione, di prepararsi per affrontare le proprie paure e per affrontare determinate prove, magari cercando di portare in luce quello che non riusciamo a vedere. Il sole indica un raggiungimento della meta e un successo, quindi il consiglio è quello di cogliere l'occasione, di non tergiversare, di non perdere troppo tempo, perché se noi cogliamo l'occasione porteremo comunque una situazione positiva per la nostra vita e avremo successo. Il giudizio indica una resa dei conti, una resurrezione. In questo caso il consiglio è quello di evitare di perdersi in dettagli perché ormai tutte le carte sono state scoperte, quindi non c'è più nulla che si può scoprire, che si può nascondere, ormai la situazione è arrivata ad un punto in cui tutto è alla luce del sole, quindi inutile tergiversare e tanto vale agire. Il mondo indica un ambiente propizio, successo, fortuna, quindi in questo caso bisogna cercare di cogliere l'occasione, cercare di evitare magari di essere assaliti da troppi dubbi, cercare di perdersi troppo in dettagli, perché comunque la situazione è propizia, quindi se noi saliamo su quel treno ed evitiamo di perderlo, sicuramente ci sarà un qualcosa di positivo. Questi sono i consigli che si possono estrapolare dai significati delle carte per una lettura tarologica. Ovviamente ho fatto un video con dei significati base che possano andare bene per i principianti, quindi non è qualcosa di avanzato, di particolarmente evoluto, però spero che sia utile per tutti coloro che vogliono provare questo tipo di lettura. Fatemi sapere nei commenti se avete dei dubbi, se avete delle domande. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.